E ciao ragazzi, bentornati in questissima challenge cartapazza numero 2. E sì ragazzi, un'altra challenge cartapazza. Stavolta ragazzi farò non con la stabile ma con la Staedtler, ovvero farò Staedtler Triplus Finliner vs Staedtler Triplus Highlighter. Una sfida tra i Dattopet e gli inventori della Staedtler che ho comprato da poco di recente. Gli inventori sono recenti, invece i Dattopet li ho comprati un po' di tempo fa. Prendiamo il nostro solito pen 68 brush e cominciamo. Challenge cartapazza 2 Staedtler Triplus Highlighter Staedtler Triplus Finliner. Perfetto ragazzi, cominciamo. Li provo tutti perché almeno sono solo 10 colori, quindi li provo tutti. Partiamo col giallo. Partiamo con l'highlighter. E ora il fin liner. Ok. Ora, l'arancione. Ora il rosa. Ovvero ragazzi, gli Staedtler Triplus Highlighter sono tonalità pastel, non tonalità fumo, quindi provo tonalità pastel. Poi il blu. Poi, vabbè, provo il rosso solo per i fin liner. Poi l'azzurro. Poi il verde, verde scuro per i fin liner, verde chiaro per gli highlighter. Poi ragazzi, il marrone. Ragazzi, il nero. E infine il
Ah no, scusate ragazzi, ho preso il marrone. E infine per i Tibus Highlighter, il grigio. Allora ragazzi, ora vi mostro il risultato. Ora vi dico secondo me qual è il migliore. Vediamo la metà. Allora ragazzi, questi sono gli highlighter e questi sono i pinliner. Come potete vedere, i pinliner sono dettato perché sono i vensatori. Pennarello. Allora, per la tonalità pasta gli highlighter mi piacciono molto, ma i migliori secondo me sono i pinliner, perché come tatto i migliori sono i pinliner, secondo me, non li penso a tutto perché infatti l'altra volta non mi piaceva molto impazzire. Invece questi qua della serie, siccome siano pochi, sono i migliori, quindi questa challenge la vincono i pinliner della serie e non gli highlighter. Invece per gli highlighter della serie mi piacciono molto perché sono tonalità pastello, che colore che non avevo mai visto, tipo la polenta, tipo il grigio, tipo il marrone, tipo il verde lime o tipo l'azzurro chiaro e il lilla. Mi piacciono molto anche gli highlighter, però per questa challenge la vincono i pinliner. Molto bene ragazzi, prima di salutarvi con il video volevo dirvi che appunto, siccome mi piacciono molto anche le canzoni, scrivo anche canzoni, ovvero la mia principale passione, premettiamo anche la cartoleria, ma ovvero mi piacciono molto anche scrivere canzoni, le vorrei condividere con voi. Sto pensando di aprire un canale solo per le canzoni. Allora, siccome adesso non ricevo molti commenti, non so come mai non riesco a ricevere più commenti, votate tramite like, tramite il pollicione in su, se volete anche voi il canale, volete il canale delle canzoni. Così almeno saprò se pubblicarle oppure no. Quindi votate con il like, mettete like se volete il canale delle canzoni. O anche solo se volete mettere like al video. E detto questo ragazzi, spero che la challenge vi sia piaciuta, nel caso fosse mettete like, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video, bella raga.